La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America è pronta per andare a valutare una legge dello Stato del Tennessee che va a vietare i trattamenti medici per le persone che sono trans, le cosiddette transgender, di minore età. Si tratterebbe della prima volta che un tribunale massimo americano si va ad esporre per trattare un tema del genere. La richiesta l'intervento della Corte Suprema americana è stato dato dall'amministrazione di Joe Biden, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, che vuole far svolgere gli accertamenti del caso riguardante la incostituzionalità di una legge simile che va a negare il diritto al trattamento della disforia di genere per le persone che ancora non hanno raggiunto la maggiore età, quindi che ancora non sono minorenni. Bene. Elizabeth B. Prorogan, la procuratrice generale, ha fatto sapere che la legge in questione va a vietare cure mediche per le persone trans, ma consente i medesimi trattamenti se prescritti per qualsiasi altro scopo. Va bene? Intanto i stati repubblicani si dichiarano contrari alla comunità LGBT+. Va bene? In particolare la Corte Suprema americana si andrà a esprimere, diciamo così, proprio per quanto riguarda anche le esibizioni trans, va bene? O transgender, che dir si voglia. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, una buona giornata a voi.